Campionato regionale di sci alpino 2019. A Santa Caterina Valforva, nei giorni del 23 e 24 febbraio e dal 14 al 17 marzo, una kermesse interamente dedicata ai mini atleti delle discipline sciistiche di slalom gigante e slalom speciale. Lungo il pendio della pista Deborah Compagnoni, già teatro della Coppa del Mondo di discesa libera del 2017, a darsi battaglia più di 1200 giovani suddivisi tra le categorie allievi, ragazzi, cuccioli e baby, in lizza per le qualificazioni al campionato nazionale in programma nella cornice del Sestriere il prossimo aprile. La manifestazione, voluta da Cancro Primo Aiuto Onlus e dall'associazione Oltre CPA, con il contributo ed il patrocinio di Regione Lombardia, Federazione Italiana Sport Invernali e degli sci club di Lecco e della Valsassina, è stata presentata lunedì 18 febbraio presso il Palazzo della Regione Lombardia a Milano. In sala, oltre alla campionessa di discesa libera, super gigante e combinata Elena Fanchini, testimonial di Cancro Primo Aiuto, l'assessore allo sport di Regione Lombardia Martina Cambiaghi ed il sottosegretario con delega ai grandi eventi sportivi Antonio Rossi. È una cosa molto importante per me e sono veramente onorata di poter testimoniare Cancro Primo Aiuto su tutto il nostro territorio e anche in giro per il mondo. Lo sci è uno sport bellissimo all'aperto, è il mio sport che mi ha fatto diventare quella che sono e Cancro Primo Aiuto dando questa possibilità di partecipare ai campionati regionali a Santa Caterina è una bellissima cosa e è un aiuto per tutti. Attraverso lo sport noi cerchiamo di mandare avanti messaggi positivi e in questo caso lo facciamo in collaborazione con l'associazione Cancro Primo Aiuto. Sarò sicuramente nella provincia di Sondrio in più occasioni, visto che di manifestazioni sportive ne organizziamo. Ovviamente Milano è a vostra disposizione nell'organizzazione non solo di eventi sportivi ma anche per diffondere il più possibile messaggi positivi dello sport. Crediamo tantissimo nello sport, l'associazione Cancro Primo Aiuto è veramente un partner ideale perché organizza tanti eventi sul territorio, da eventi più regionali a quelli più internazionali e quindi ci sta dando una grande mano a portare avanti un discorso sulla cultura sportiva per far crescere la cultura sportiva. Quindi complimenti all'assessore Cambiaghi e alla Fondazione Cancro Primo Aiuto che portano avanti questi eventi. Una tessera di un vasto mosaico, la manifestazione di Santa Caterina Valforva, composto tassello per tassello dall'associazione Cancro Primo Aiuto. Un'opera incessante, fatta di impegno da parte dei volontari e dal supporto di circa 150 sponsor, concretizzato grazie ad una serie di progetti portati avanti. Come il progetto Parrucche, nato nel 2009 all'ospedale di Sondalo e che nel solo 2018 ha donato 2.256 parrucche ad altrettante donne sottoposte a trattamenti di chemioterapia nei centri ospedalieri della Lombardia. O come la raccolta di fondi per l'acquisto di macchinari ospedalieri come ecografi ed acceleratori lineari. E ancora il progetto trasporto, target del quale è riuscire a garantire ai malati la possibilità di potersi recare presso i presidi ospedalieri dove sottoporsi alle adeguate terapie oncologiche. E ancora il sostegno psicologico rivolto ai pazienti oncologici e ai loro familiari, il progetto Medica Etica, incentrato sul supporto ai malati, un altro rivolto alle raccolte fondi per il riammodernamento di strutture hospice. Una bella manifestazione perché coinvolge tanti bambini, tanti ragazzi, tanti allievi. Sicuramente ci saranno sarà una grossa partecipazione, prevediamo tra i 1.200 e 1.400 mini atleti. Attraverso lo sport ci facciamo conoscere. Stiamo crescendo bene, grazie anche a Regione Lombardia che ci supporta, ci sta vicino in tutte queste iniziative che facciamo, sia sportive e non. Questo abbinamento Cancro Primo Aiuto Regione Lombardia non è un caso, anche perché tutte le cariche onorifiche di un certo livello sono il nostro presidente onorario, tanto per fare un primo nome, è comunque il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Ma torniamo alla cornice dell'evento sportivo, quella pista Deborah Compagnoni, considerata a pieno diritto uno dei circuiti più emozionanti e variegati delle Alpi. Tra muri, curvoni e salti, fu realizzata in vista delle competizioni femminili dei campionati mondiali di sci alpino 2005. Una pista versatile, una pista completa al 100% perché può soddisfare le esigenze di una Coppa del Mondo maschile partendo dall'alto, può soddisfare le esigenze di qualsiasi gara femminile, ma può soddisfare le esigenze anche di qualsiasi gara dai piccolini in su, perché la parte finale non è particolarmente difficile, permette partenze ai vari livelli, con vari dislivelli, e la rende una pista estremamente versatile che va a coprire tutte le esigenze sportive, diciamo, dei giovani sciatori.
È sempre importante sottolineare come Regione Lombardia, a fianco di tutte le iniziative sportive e non, e anche quelle, soprattutto quelle benefiche, per cui avere un partner istituzionale così importante aiuta nel lavoro quotidiano, nel divulgare sempre più le iniziative che Cancro Primo Aiuto propone in favore dei malati del territorio. È una manifestazione bellissima che va oltre l'aspetto tecnico, perché è una festa, dovrà essere una festa. Cancro Primo Aiuto è un'organizzazione attraverso l'Omar Galli strepitosa, l'abbiamo visto alla Coppa del Mondo di Scialpino, quindi abbiamo tutte le garanzie per fare una gara veramente bella e soprattutto devo dire che Cancro Primo Aiuto non si impegna solamente nella parte sportiva ma anche nel sociale. Più che fare complimenti e incitarli a continuare così, non possiamo fare da un punto di vista del CONI Lombardia. Se è vero che siamo solo uomini che aiutano altri uomini, come era solito affermare il senatore Walter Fontana, alla memoria del quale l'ONLUS fu istituita, è nella instancabile attività e nella concretezza delle azioni che risiede la risorsa principale di Cancro Primo Aiuto.